Si ricopre di queste statuine, piccole o grandi, di Gesù Bambino. Statuine che rappresentano certo il Figlio di Dio, che si è incarnato, ma che rappresentano anche tanti bambini che oggi vengono messi sull'altare della cultura attuale, sull'altare dell'egoismo, sull'altare del gelo dei cuori, per essere sacrificati a questa cultura di morte che da tanti anni ormai, da tanti decenni imperversa, anche sulla nostra Italia, anche nella nostra cultura. Questi bambini che a migliaia ogni anno vengono uccisi e che non potranno mai guardarci con questi occhi dolci, che non potranno mai aprire le braccia per abbracciarci, che non potranno mai dirci e farci attraverso i loro gesti, quando ancora non sanno parlare, dimostrarci il loro amore, sono tanti, sono milioni che non potranno mai fare questo per l'egoismo umano. Noi siamo qui oggi a concludere questa ventesima Via Crucis che facciamo, diretta, ovviamente ventesima del 28 dicembre, che abbiamo iniziato nel 98, per riparare, per proclamare il grande valore della vita. E voglio proprio iniziare con un messaggio che la Madonna già diede nel 1985. Quindi, quando le apparizioni non erano ancora pubbliche, si rivolse a Renato nella chiesetta di San Martino e disse: il Padre dà soltanto vita, gli uomini distruggono e annientano la vita,
sono peccati imperdonabili, sono peccati imperdonabili. Prega, prega per la redenzione. Ecco, fratelli, comprendiamo bene le parole. La Madonna dice sono peccati imperdonabili. Chi annienta la vita in qualsiasi forma commette un peccato imperdonabile. Non che il peccatore è imperdonabile. Il peccatore, se si converte, è sempre perdonabile. Ma il peccato contro la vita è imperdonabile. Che cosa significa? Comporta delle conseguenze. Porta delle conseguenze. I peccati imperdonabili sono quelli che necessariamente, per la conversione dell'uomo sempre, portano delle conseguenze nella storia, nella società, nella Chiesa, nel mondo, ovunque. Carissimi tutti, oggi, proprio oggi, il Presidente della Repubblica scioglie o scioglierà stasera le Camere. Termina, la 17ª legislatura dell'era repubblicana. La peggiore legislatura che mai ci sia stata nella storia repubblicana termina oggi, 28 dicembre, chissà se è un caso. Perché dico questo? Perché proprio oggi, 28 dicembre, Santi Innocenti Martiri, termina quella legislatura che solo nell'ultimo anno, ha fatto passare le unioni civili, snaturando la famiglia, e ha fatto passare, quasi con un colpo di mano, 10 giorni fa, queste dichiarazioni anticipate di trattamento, questa eutanasia sommersa e nascosta, ma che altro non è che eutanasia. Questo, ripeto, è stato il peggiore governo della storia repubblicana in campo etico e bioetico, questo governo. E con questa legge il cerchio si chiude, fratelli, il cerchio si chiude, non lo dico io, l'ha detto la Madonna. Quando sentirete, parole di Renato che ci ha sempre riferito, quando sentirete che passerà una legge che si chiama eutanasia, sappiate allora che i tempi volgono verso la fine. E l'altro giorno mi è stato postato un discorso che Renato aveva fatto a un gruppo, non so quale, non so quando, non so come, ma questo breve discorsetto dove Renato dice queste parole: quando anche in Italia passerà l'eutanasia, allora cominceremo a vedere che cosa il mondo dovrà subire a causa di questi peccati. Quando anche in Italia passerà l'eutanasia, allora dovremmo cominciare a vedere che cosa il mondo, compresa l'Italia, dovrà subire per questo tradimento di Dio. Il cerchio si chiude, fratelli, e si chiude quando? Stranamente, coincidenza anche questa, ma si chiude quando conclude anche il centenario di Fatima. Sapete che questo centenario di Fatima è il compimento di 100 anni di misericordia di Dio, quella misericordia di Dio che ha voluto tentare di recuperare l'uomo, oserei dire con le buone maniere, con i segni, con le apparizioni, con le lacrimazioni, con infinità di altre cose, ha tentato. È stato anche il centenario dato al demonio per devastare la Chiesa, ma anche era un tempo di misericordia. L'eutanasia chiude un cerchio, il centenario di Fatima si chiude, questo cerchio si chiude dunque, si chiude, alla fine di questo 2017. Quando allora noi vedremo la realizzazione di quanto la Madonna disse qui il 28 dicembre 17 anni fa? Quando vedremo che questa generazione, parole sempre sue, assisterà e parteciperà alla rovinosa conseguenza che l'Europa subirà per aver tradito Dio? Quando? Non è lontano. Quando vedremo, e anche queste non sono parole mie, quando vedremo gran parte di questa terra Europa, come mai in precedenza, bruciare perché non ha voluto piegarsi ai divini richiami? Non è che ce lo auguriamo. Non è che ce lo aspettiamo queste cose, non le vogliamo certo queste cose, ma se non c'è altra strada per salvare l'uomo, se non c'è altra strada per purificarci, se non c'è altra strada per cambiare questo mondo, che cosa dobbiamo fare se non dire: Signore, passi da noi questo calice se possibile, tuttavia non la nostra volontà, Signore, ma la Tua sia fatta, la Tua sia fatta. E quello che è peggio e che peggiora le cose, diciamocelo francamente, è che sono 40 anni in Italia, 40 anni, che c'è un'aggressione contro la vita e contro la famiglia che non c'è mai stata prima. Un'aggressione da 40 anni, perché è iniziata nel 78 con l'aborto e si conclude oggi con questa eutanasia. 40 anni passando per il divorzio, l'aborto, oggi il divorzio breve, le unioni civili, l'eutanasia. Un cerchio che si chiude, carissimi. 40 anni di aggressione. E se vogliamo a dirla tutta fino in fondo, è che queste leggi sono state tutte firmate da persone che si sono dichiarate cattoliche, tutte, perché a partire dal divorzio e aborto, ricordiamo Andreotti, ricordiamo il presidente Leone, democristiani entrambi,
le unioni civili, cattolico Renzi, l'eutanasia, cattolico Gentilone, cattolico Mattarella che la firmerà. Tutti cattolici, sono dichiarati tutti cattolici questi qua. Questa è, diciamo così, possiamo dire, non so, dico la ciliegina sulla torta per non dir di peggio, per non dir di peggio. Fratelli, oggi noi ci troviamo in una legge, con una legge, non ci siamo nemmeno accorti, perché mai come in questa legge, come in questo caso, si è parlato così poco dei problemi e delle conseguenze di questa legge, anzi sembra sia già dimenticata, come ripeto, ci troviamo di fronte a una legge che è, in questo campo, una delle più permissive del mondo. Una delle più permissive del mondo. Perché non prevede nessuna obiezione di coscienza. Nessuna. Non prevede nessuna obiezione di coscienza. Dichiara che sostanzialmente dar da mangiare, quindi idratazione e alimentazione artificiale, non sono cose naturali. Scusate, mangiare, bere e respirare sono cose naturali o sono medicine queste per caso? Sono cose naturali, perché se non si mangia, si beve, si respira, si è belli che morti o no? Bene, allora idratazione, alimentazione artificiale, respirazione artificiale non sono più considerate cose naturali, sono considerate terapie e come tali possono essere sospese quando si vuole. Senza contare, e questa è un'altra, diciamo così, una cosa ancora più grave, è che oltre alle obiezioni di coscienza, oltre al discorso delle terapie, eccetera, ecco, basta avere, perché non basta essere ammalati gravi e terminali, basta che uno si prenda una forte depressione e di perché magari la moglie lo ha lasciato, perché gli affari sono andati male, perché hai fallito in che so io, basta che lui dichiari voglio morire e nessuno può dirgli di no, nessuno può dirgli di no. Questa è una delle leggi più permissive. E sapete cosa c'è sotto? Sapete cosa c'è sotto a tutto questo? Che gli anziani, che saranno sempre di più, costano cari, costano mantenerli, costano curarli, è meglio farli fuori, è meglio che lo decidano loro, basta fare la propaganda giusta. Quindi giustamente prepariamoci, preparatevi, perché non sono ancora anziano per grazie di Dio, però ci arriviamo. Ecco, prepariamoci, perché a questo punto siamo arrivati. La peggior legislatura dell'epoca repubblicana, ricordiamocelo sempre. Ecco, carissimi tutti, c'è però una cosa che veramente sconvolge, se vogliamo, perché questa ci fa capire, anzi due cose, ci fa capire come l'epoca, aveva ragione la Madonna, come l'epoca che stiamo vivendo è l'epoca di Satana. Non c'è più il diritto di nascere, viene negato il diritto di nascere con l'aborto. Hai il diritto di morire però, interessante? Pensateci un attimo, non hai il diritto di nascere, però hai il diritto di morire. Allora, non devi nascere, devi morire. Cos'è questo? Cos'è? Da dove viene questa cosa? Da soltanto dal padrone della morte, soltanto da colui che è la morte, che è omicida fin dall'origine. È inutile che ce lo neghiamo, è inutile. Ma la cosa che più mi ha spaventato, anzi scusate, che più dovrebbe spaventarci, è l'omertà del mondo cattolico. Ancora una volta dobbiamo dire questa cosa, l'omertà del mondo cattolico. E non parlo soltanto della gerarchia, ce ne sarebbe da dire lì, perché a parte il solito famoso, ormai, perdonatemi, è sbagliato fare nomi, però a un certo punto, ecco, lo dico solo, il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che il 18 novembre scorso sulle pagine di Avvenire, perché non me lo invento io, è scritto, dichiara che il problema per lui non è l'eutanasia, è l'accanimento terapeutico il problema, quello bisogna risolvere, quello, l'accanimento terapeutico. E in fondo poi fa una battuta e dice, insomma è ora che ci rendiamo conto e che la gente comincia a rendersi conto che la Chiesa non è poi così bacchettona come la si vuol descrivere, avete capito? Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Chiesa comincia a aprire le porte, la Chiesa comincia a accettare certe cose, siamo nel 2018 ormai, ecco, questo lo dice un vescovo e tutto il resto del mondo cattolico, anche qui si potrebbero fare un sacco di nomi. Persone che hanno militato, deputati, senatori, che stanno militando in comunità, i movimenti tali, i movimenti tal'altri, eccetera, che hanno votato a favore della legge. Giornali e associazioni che hanno taciuto, che non hanno detto una parola, che hanno dimostrato un'indifferenza totale. Fratelli e sorelle, ci siamo accorti con questa legge che il mondo cattolico italiano è in pieno disfacimento, è in piena putrefazione. Oggi il mondo cattolico italiano è in piena putrefazione, perché neanche loro hanno più alzato la voce per dire basta,
per dire no a queste cose, niente di niente, sì un sussurrio leggero di qualche vescovo, qualcuno c'è stato, un sussurrio leggero, ecco, leggerissimo, ma di cui nessuno si è accorto, come sempre i sussurri leggeri, nessuno si è accorto. E sapete il motivo per cui oggi il mondo cattolico, gerarchia in primis, giornali, non hanno parlato, sapete perché? Perché oggi è entrata questa strana mentalità. Bisogna, fratelli, non essere divisivi, non bisogna creare muri, bisogna creare ponti, avete capito? Bisogna creare ponti, non creare muri. È strano che Gesù abbia detto, io me lo sono sempre chiesto, ma cosa voleva dire allora il Signore quando ha detto non sono venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a portare la guerra sulla terra. D'ora in poi saranno due contro tre, tre contro tre, suocera contro nuora, nuora contro suocera, a parte che è sempre stato, ma tutte queste cose, ecco, per dire divisione, sono venuto a portare la divisione sulla terra, sono venuto, dice Gesù, a portare la divisione sulla terra. Quale divisione? Non metterci uno contro l'altro. La divisione di dire la verità e in nome della verità purtroppo ci divide, in nome della verità, no, bisogna creare ponti, bisogna creare ponti. Ma con questi ponti finora che cosa abbiamo fatto? Ditemelo voi, cosa abbiamo fatto con questi ponti finora? Abbiamo permesso al nemico di venire in casa, tutto lì, perché i ponti non hanno mica servito per ammansire il nemico, per convertire il nemico, chiamiamolo nemico fra virgolette, ha servito e continua a servire perché il nemico venga in casa e distrugga, distrugga tutto, famiglia, vita e cultura cristiana, tradizione cristiana, tutto. Ma ancora bisogna non essere divisivi, bisogna lanciare ponti. Diceva bene l'arcivescovo di Trieste, se i ponti si costruiscono senza verità, senza partire dalla verità, non reggono questi ponti, crollano questi ponti. Ma dopo essere crollati, quando crollano? Quando il nemico ce l'hai già in casa però. Con quando quel fumo di Satana di cui parlava Paolo VI, futuro santo, è già entrato nella chiesa e cerca di distruggerla dal suo interno. Questa è la situazione oggi per la quale dobbiamo veramente pregare, veramente riparare. E permettetemi, anche se fa un po' freddo, permettetemi di citare qui due frasi di Gesù che riguardano tutti, per carità, riguardano tutti. Quando proprio lui diceva guai al silenzio dei miei pastori, lo diceva nel 92, guai al silenzio dei miei pastori. Cosa vuol dire guai? Porta conseguenze. Il silenzio porta conseguenze e la prima conseguenza del silenzio, sapete qual è? L'aumento del male, che travolge tutto e tutti. Perché il male si diffonde per il silenzio dei buoni. Guai al silenzio dei miei pastori, guai al vostro silenzio, mentre osservate parte del mio gregge che va alla rovina. Guai a chi preferisce il mondo al suo salvatore, o che fa compromessi col mondo, quella tentazione che poi far compromessi col mondo perché si fanno. Perché almeno così stiamo tranquilli, no? Non abbiamo da lottare con nessuno, stiamo tranquilli, pacifici, beati. Viviamo una vita comoda, la vita da panettone, come in questi giorni, come in queste settimane. Viviamo una vita tranquilla, per carità. Guai, guai, dice il Signore, guai. E in un altro messaggio del 96, chi non lotta per la verità, si intende, chi non lotta per il mio regno, chi non lotta per la verità, non può essere premiato né in questa vita né nell'altra, nessuna premio né in questa vita né nell'altra per chi non lotta per la verità. L'uomo che corre meno rischi è vicino al nulla, non rischia nulla, è nulla, è nulla. Davanti a Dio, laico, prete, vescovo, che non hai lottato per difendere la verità, sei nulla, se non hai lottato per la verità, per il regno di Dio, se hai taciuto omertosamente di fronte a queste cose, sei nulla davanti a Dio, puoi fare quello che vuoi, puoi pregare finché vuoi, sei nulla davanti alla sua maestà infinita. Allora carissimi tutti, meditiamole queste parole, perché riguardano noi, ma ricordiamoci anche, ricordiamoci sempre anzi, che il Signore della storia, proprio perché il Signore della storia, non lascia mai passare tutto quanto come niente fosse. Il Signore della storia sa sempre punire gli scandali, e non solo in eterno, li punisce anche qui. Gli scandali vengono sempre puniti, sempre. Il Signore della storia sempre li deve punire. Li deve punire sempre allo scopo della conversione, sempre allo scopo della purificazione, certo l'abbiamo detto anche prima, ma lo deve fare, lo deve fare. Lo dicevo anche prima, nessuno se lo augura, certo, ma Signore, se non c'è altra via,
passi da noi questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la nostra. Ecco allora, fratelli, i meritati castighi, preghiamo e ripariamo, perché i meritati castighi che anche questa nazione merita, oggi più che mai anche questa nazione italiana merita, possano essere alleggeriti, possano essere abbreviati, possano essere dolcificati, che so io, possa in qualche modo il Signore far passare questo calice per il bene delle anime, e sarà così, sicuramente sarà così, ma c'è bisogno di non perdere la speranza. E allora, fratelli, di fronte a questa situazione, che cosa dobbiamo fare? Perché alla fin fine sì, abbiamo detto che stamattina pregare, riparare, offrirci come anime vittime, che cosa dobbiamo fare? Ci sono tante cose da fare, la prima cosa da fare è quella che il superiore del Cottolengo, sapete tutti il Cottolengo è quella famosa istituzione, benemerita istituzione che sta a Torino per le persone appunto che hanno determinate disabilità, eccetera, e il giorno dopo del passaggio della legge qua sull'eutanasia, il superiore del Cottolengo ha dichiarato quanto segue, e voglio leggerlo testualmente. Noi, ha affermato il superiore generale, Don Carmine Arice, non possiamo eseguire pratiche che vadano contro il Vangelo. Pazienza se la possibilità dell'obiezione di coscienza non è prevista dalla legge. È andato sotto processo cappato, che accompagna le persone a morire, a fare il suicidio assistito. Beh, possiamo andarci allora anche noi, che in un possibile conflitto tra la legge e il Vangelo siamo tenuti a scegliere il Vangelo. Bellissima dichiarazione, il giorno dopo di questa legge, il quale dice, beh, come Cappato è andato in prigione, è andato sotto processo perché accompagna la gente a morire, a maggior modo noi andiamo sotto processo per salvare la legge di Dio. Certo, noi dobbiamo scegliere tra la legge, tra la morte e il Vangelo, dobbiamo scegliere il Vangelo, non c'è altro che dobbiamo fare, dobbiamo farlo tutti. Anche se questo costerà qualche volta caro, dobbiamo farlo tutti. È questo che dobbiamo fare oggi accanto alla preghiera, alla riparazione, eccetera. Vogliamo vedere anche sicuramente, guardiamo anche a delle belle cose che comunque ci sono, perché ci sono anche dei bei segni. In fondo in Italia non dimentichiamo che l'85% ormai dei medici si è dichiarato obiettore, non fa più aborti. Più dell'80% dei ginecologi non fa più aborti. Infatti in Italia è molto difficile, dicono, abortire. Io ci credo, infatti hanno inventato le pillole del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, no? Perché visto che non c'erano più i dottori che lo facevano, adesso lo facciamo chimico. No, perché la morte, la cultura della morte non cede mai, c'è poco da fare. Bene, questa è una bellissima notizia. Ringraziamo anche il Signore che ha ispirato i governanti della regione Veneto. Sapete che pochi giorni fa è passata la mozione per cui i bambini abortiti, hanno diritto di sepoltura, perché? Perché sono persone. E se a questa mozione aggiungiamo quella di un mese fa, dove la Regione Veneto ha obbligato tutte le scuole a fare il presepio, e quella che sarà discussa in febbraio, entro febbraio, per cui la domenica i negozi devono restare chiusi, perché le famiglie devono stare unite insieme almeno un giorno a settimana, beh, forse questo attira qualche benedizione su questa regione. Speriamo. Ecco, ci sono anche delle belle notizie, diciamo, E tutto questo, io sono convinto, è frutto anche della nostra preghiera, della nostra e di tanti altri, della nostra preghiera al di fuori degli ospedali, con il freddo, con il caldo, di questo sacrificio di oggi. Ci sono anche le belle notizie. Però, fratelli, in un contesto di tristezza, di grande tristezza, perché il Signore continua a essere allontanato e perché il Signore continua ad essere vilipeso, calpestato, e ha bisogno della nostra preghiera e della nostra riparazione, di continuare su questa strada che, anche se non sembra, ci porterà alla vittoria. Sia lodato Gesù Cristo. Bravo. E vogliamo... Bravo. E vogliamo concludere questa Via Crucis con la preghiera di San Giovanni Paolo II. Io ricordo che fra qualche giorno ne faremo un'altra di Via Crucis, come sapete, l'ultimo dell'anno, come sempre, dalle 22:30 cominceremo la Via Crucis per aspettare qui in preghiera il nuovo anno. Ecco allora, prima della benedizione del sacerdote che benedirà anche le statuine di Gesù Bambino, vogliamo con Giovanni Paolo II pregare per la vita. O Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere.
di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà la civiltà della verità e dell'amore. A lode e gloria di Dio Creatore e Amante della vita, che vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre della vita, pregate per noi. Santi innocenti martiri, pregate per noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Santissimo e Benissimo Sacramento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione, e la Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Per l'intercessione di Maria, Regina dell'Amore e Madre della Vita, per l'intercessione di San Giuseppe, dei Santi Arcangeli, Michele, Raffaele e Gabriele, dei Santi Angeli Custodi, dei Santi Innocenti Martiri, per l'intercessione di Renato Barun. Possa il Signore fondere su tutti noi e su questi bambinelli la sua santa benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. Tutti buon anno, anzi dovrei dire santificante anno nuovo, e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.